Salutone, LC Passione Motori, io sono Lorenzo, oggi vado a farti vedere il Suzuki C74 della VPL, ovvero il Jimny, che poi diciamoci subito la verità, un Jimny non è, perché comunque assomiglia un po' di più a un Santana, a un Samurai. All'interno della confezione troverai una radio a volantino del tutto proporzionale, un po' piccolina ma è funzionale, con il volantino appunto proporzionale e anche lo stick dell'acceleratore e della frenata. Poi troverai una batteria lipo 7.4, ovvero 2S, dalla capacità di 600 mAh, quindi qui consiglio di prendere, siccome se per esempio acquistate da AliExpress vi è la possibilità di fare più pacchetti, ovvero con due batterie o tre batterie, perché credo che 600 mAh durerà abbastanza poco, quindi dipende anche molto da che utilizzo ci si fa. Il connettorino per attaccarla con la porta USB, un cacciavite, il manuale ovviamente non tradotto in italiano ma del tutto in cinese, una balestra, un giunto di ricambio della trasmissione centrale, una serie di adesivi. Sempre all'interno della confezione troverai tutta una serie di abbellimenti estetici, ovvero gli specchietti da montare, le maniglie, il tappo del serbatoio, gli adesivi per il paraurti, per le frecce, e puoi mettere la scrittettina Suzuki sul portaruota, anche il logo Suzuki per la mascherina anteriore. Le dimensioni di questo piccolo Suzuki scala 1 a 10 sono 34 cm per 14 per 17 di altezza. È un 4WD permanente. Il servo dello sterzo è un microservo. Arriva con le ruote non incollate, sono semplicemente montate, ma non vengono via facili, quindi deduco che anche in gioco nell'utilizzo non si smontino, quindi non lo so se è giusto o meno incollarle. Io non credo che abbia tutta questa potenza, quindi deduco che le gomme restino lì. Come si può vedere, la VPL, ovvero in questo caso il C74, viene venduto come Suzuki Jimny, ma di Jimny non ha niente, è più un Samurai o un Santana. Adesso voglio farti vedere come è ben riprodotto anche al suo interno. Come si può notare, vi è tutto il cockpit, quindi tutta la plancia, i sedili, guardate che spettacolo che sono i sedili, è veramente veramente tanto tanto carino, e anche la parte posteriore dei sedili viene riprodotta. Questo lato, la guida è a destra, in questo caso si può vedere lo sterzo e il cruscotto, per il quale vi è un adesivo da andare a mettere, però io non l'ho ancora messo perché va smontata la carrozzeria, perché qui non ci sono clip ma vi sono delle viti e praticamente la carrozzeria a quel punto si sfilerà. Questa è la trasmissione, come potete vedere ci sono due differenziali, non vi sono gli ammortizzatori ma ci sono delle balestre. Molto carina secondo me è la parte anteriore, come puoi vedere è proprio riprodotto il vecchio Suzuki, il portatarga anteriore ed il portatarga posteriore. Questo è l'alloggio per la batteria, qui vi è il connettore al suo interno e basta premere e si richiude. Qui troviamo il bottone, il selettore on off.
Ed eccoci qua, lo abbiamo praticamente provato solamente indoor e vi spiego i due motivi. Il primo è che questo modellino mi è stato inviato dal buon Giacomo, che ringrazio. Grazie Giacomo, perché io l'ho ordinato da AliExpress e non mi è neanche stato inviato, perché comunque adesso vi è di questo modellino una grande richiesta. Quindi a Giacomo gli era già arrivato, lui lo ha ordinato direttamente dal sito della VPL e mi ha fatto la profferta di inviarmelo per poter realizzare questo video. Quindi non l'ho portato fuori, l'ho provato solamente indoor, anche se lui mi aveva dato carta bianca per poterlo provare fuori. Ma onestamente è molto piccolo, secondo me si presta più a un utilizzo appunto indoor. Poi se uno lo vuole utilizzare fuori lo si può utilizzare fuori, ma però in maniera leggera e delicata. Non è ovviamente, ma butto lì, il primo che mi viene in mente ovviamente il TR4, neanche avvicinabile, è piccolino. Secondo me la trasmissione, se si va a lavorare in ostacoli molto aggressive, secondo me si può sciupare. Il radiocomando, nonostante tutto sia molto piccolo, funziona abbastanza bene. Come mi ripeto, è tutto proporzionale, sia il volantino che lo stick avanti e indietro. Lavora con due semplicissime batterie stilo. A questo punto vi chiedo di cliccare like, iscrivervi al canale e condividere il video se vi è piaciuto. Salutone, LG Passione Motori, Lorenzo e il Suzuki Jimny. Che poi, Suzuki Jimny, non è.